Ciao ragazzi, un video veloce per quanto riguarda il Giro d'Italia. Non metto la planimetria perché sono un po' di fretta, quindi non ho fatto in tempo. Dunque, Assisi Osimo, tappa numero 11, vince Simon Yates. E ragazzi, è un corridore che sta bene, si era visto già nella 2 o 3 tappe fa, quando insieme a Esteban Chaves sono arrivati insieme. Poi ha vinto Chaves, ma lui si è preso la maglia rosa. Gli dissi che attenzione perché Yates poteva essere una sorpresa di questo Giro d'Italia e sta dominando finora il giro, anche se Dumoulin è lì. Dumoulin è lì, è vero, ha preso 2 secondi oggi, sicuramente avrà preso anche dei distacchi anche per gli abbuoni, ma comunque Dumoulin è lì, non è ancora crollato. Insomma, diciamo che Yates è il padrone del giro, ma Dumoulin è lì e non lascia nulla al caso. La vera delusione è veramente sono Aru e Froome, e se Froome è giustificabile dalle due cadute, Aru non è più giustificabile. Corridore che già l'anno scorso ha portato a casa meno di quello che ci si aspettava e diverse volte ha fatto fatica, molte volte si è detto ma non ce l'ha fatta perché aveva una bronchite, quello che volete, però Aru adesso ha un po' di anni che sta veramente facendo fatica in tutte le competizioni. E onestamente, per carità, posso capire tutto, ma vederlo così in difficoltà è dura, ecco, è dura. Cioè, Nibali un po' di anni fa non aveva queste difficoltà. Forse si è un po' sopravvalutato, forse Fabio, anche se credo che sia un ottimo ciclista. Probabilmente non è ancora pronto o non ha la squadra pronta per affrontare questi giri. E ragazzi, dunque, c'è poco da dire di questo giro finora. C'è Yates e la Michelin Scott lo stanno facendo da padroni, nonostante ieri la crisi di Chaves che ha preso 25 minuti, ma alla fine per Yates forse è stato anche un vantaggio perché si è tolto il nemico in casa e adesso Chaves darà tutte le energie per far vincere il giro a lui. È una lotta secondo me a due tra lui e Dumoulin. Non so se crolleranno perché li vedo tutti e due con gamba, però sai, il giro è velo, il giro ci vuole poco. Mi aspetto la risposta da chi sta dietro, da Pinot, mi aspetto la risposta da Froome, mi aspetto la risposta di Aru, proprio perché non posso pensare che questi corridori abdichino così velocemente un giro, ecco. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con la prossima tappa del Giro d'Italia. Ciao!